Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite internet. Così il bullismo diventa cyberbullismo. Gli argomenti sono stati trattati nel corso di un incontro organizzato a Termoli presso il Cinema Sant'Antonio dall'Istituto Comprensivo Bernacchia. Abbiamo cercato di portare questo fenomeno per far capire ai ragazzi le problematiche, il modo di comportarsi e non utilizzare le parole in maniera sbagliata, perché non tutto è bullismo. Una spinta, un rimprovero, un prendere una foto non è bullismo. Il bullismo è un fenomeno che si ripercuote nel tempo sempre nello stesso luogo, che può essere casa, che può essere scuola, che può essere il catechismo, l'attività sportiva. Questi ragazzi ne fanno tante di attività. Dopo i saluti dell'avvocato Gabriella Degnovivo in rappresentanza dell'Ordine di Larino, il focus legislativo è stato affrontato da Paola Cecchi. Le conseguenze del bullismo e del cyberbullismo possono essere devastanti e segnare delle giovani vite. Sono le conseguenze del cyberbullismo o del bullismo che poi si ravvedono in una fattispecie penale che le rappresenta, e quindi per questo ho parlato di quello che potrebbe essere l'istigazione al suicidio, all'autolesionismo, le percosse, la violenza privata, piuttosto che il revenge porn o addirittura lo scambio di identità, i profili falsi che fanno su Facebook. Sono tutte quante conseguenze che poi trovano la fattispecie penale. I dati sono preoccupanti. Il fenomeno è in crescita e riguarda sempre più adolescenti. Purtroppo il fenomeno sta assumendo dei dati statistici poco tranquillizzanti, direi piuttosto preoccupanti. Si tratta comunque di un reato, e da qui dipende la nostra presenza, un reato di sopraffazione che coinvolge i giovani. E quando coinvolge i giovanissimi, come nel caso delle scuole elementari, delle scuole medie, non possiamo mai distinguere effettivamente chi sia vittima, chi carnefice, perché anche l'autore al tempo stesso è vittima, vittima del fallimento dei valori della nostra società. Come intervenire? Il fenomeno si argina con il lavoro congiunto di scuola, famiglia e istituzioni. Serve assolutamente capire le motivazioni per cui questi bambini, questi ragazzi giungono a questi atti estremi. Ragazzi che violentano, che i loro coetanei, che solitamente è una violenza che nasce da un nulla.